Bene, grazie per l'opportunità, grazie per la presentazione. È stato davvero un piacere collaborare con Pigna e con Campus Store a questo progetto nel quale crediamo molto e chi ha seguito ultimamente le mie attività sa che il tema di umano digitale è un tema che mi sta molto a cuore perché in qualche modo ripercorre l'intera storia dell'umanità cercando tracce di digitale, arrivando in qualche modo a dimostrare, semmai ce ne fosse bisogno, che digitale, trattando in realtà di rappresentazione delle informazioni, è qualcosa che è estremamente legato alla natura umana, alla nostra capacità di narrazione, al fatto stesso che ci siamo dotati di un linguaggio fin dalla preistoria, al fatto che poi ci siamo dotati della capacità di scrivere e di leggere, poi dei sistemi di numerazione. Tutto questo ha fatto sì che l'umanità potesse evolvere attraverso una cultura, attraverso una storia, attraverso un'identità che sono narrate. Ecco, la narrazione è intrinsecamente digitale e quindi le tecnologie digitali che oggi chiamiamo propriamente, con questo aggettivo non sono nient'altro che le ultime tecnologie di cui l'umanità si è dotata che sfruttano questa nostra capacità di rappresentazione simbolica e di astrazione, che è una nostra peculiarità umana. Ecco, su questo si incentra il tema di umano digitale e oggi questo concetto che abbiamo trattato in molti modi interdisciplinari diventa anche qualcosa di estremamente tangibile e questo legame tra ciò che di più, diciamo, vicino alla nostra esperienza umana, quanto un quaderno possiamo avere, si collega invece a ciò che, essendo legato alle tecnologie, a volte percepiamo come distante, ma in realtà non solo ci è molto vicino, ci è anche estremamente utile come questa emergenza, anche qui, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha messo in evidenza, e oltretutto ci consente di rendere ulteriormente fruibili delle attività o, perché no, dei contenuti che in realtà nascono proprio su carta, sul quaderno. Quindi il progetto umano digitale non è nient'altro che un quaderno, per l'appunto. Un quaderno che ha innanzitutto una rigatura speciale. Quindi comincio facendovi vedere i quaderni. Allora, vedete come annunciava Lisa, abbiamo, oltre allo schermo da cui mi presento, abbiamo lo schermo del mio cellulare, quello che vedete qui ingrandito, e poi i quaderni stessi sui quali io posso operare per farvi vedere direttamente di che cosa si tratta. Allora, i quaderni hanno diverse colorazioni di copertina, rosso, giallo, blu e verde, e hanno dei retro di copertina che parlano proprio del rapporto tra analogico e digitale. Io vi ho parlato di digitale, non vi ho parlato di analogico. Analogico in realtà è tutto ciò che non è digitale e lo fanno trattando un tema molto suggestivo a mio avviso, che è quello del cinema di carta, cioè della possibilità di fare delle piccole animazioni semplicemente nelle orecchie dei quaderni. E proprio da qui siamo partiti, quindi dicendo perché si parla di cinema di carta ricollegandola alla storia stessa del cinema e poi arrivando a concepire questa rigatura che in qualche modo evidenzia un box qui in alto proprio dove è possibile fare dei disegni che poi vedremo in quanti modi possono essere declinati, ma tra questi c'è senz'altro quello di farli scorrere in rapida successione per creare delle animazioni. La rigatura ha anche altre caratteristiche che qua sono, diciamo, evidenziate direttamente nel risguardo, ma ha anche una quadratura che consente di scansionare l'intera pagina in modo tale da acquisire gli appunti che si prendono normalmente nel quaderno per poterli archiviare in formato digitale o per poterli condividere con amici, insegnanti o compagni di scuola. Questa caratteristica ovviamente si rivela particolarmente utile quando nelle condizioni di didattica a distanza si è in qualche modo comunque costretti a condividere cose ed è bello che queste cose condivise in realtà possano nascere nel modo più naturale possibile direttamente su carta, anziché
essere direttamente prodotte in digitale. L'altra caratteristica invece che dicevo e che riguarda il box in alto a destra, che vedete qua, lo rende particolarmente adatto a farci dei disegni che possono essere anche loro sia analogici che digitali. È proprio il rapporto tra analogico e digitale. È qualcosa che questo quaderno vuole in qualche modo esplorare. Come? Sottolineando il fatto che se noi facciamo un disegno a mano libera, questo disegno in qualche modo è unico e irriproducibile, nel senso che se anche noi stessi provassimo a fare due volte lo stesso disegno, chiaramente non sarebbe mai esattamente uguale al precedente. Questo è ciò che è analogico, cioè ciò che è unico e non può essere riprodotto uguale all'originale. Ma nel momento in cui invece noi seguiamo una quadrettatura e ci limitiamo a colorarli, riempendoli completamente o lasciandoli completamente vuoti dei quadretti, assumiamo un rigore che consente ad altri di riprodurre, quindi non solo a noi stessi, ma anche ad altri, di riprodurre lo stesso disegno riconoscendolo identico. Ma identico in che modo? Non totalmente identico, perché anche il modo in cui ciascuno di noi prova a colorare riempendolo completamente un quadretto non sarà mai identico, ma riconosciamo invece identica la sequenza di quadretti pieni e vuoti, che creano un effetto comunque grafico di quella che viene normalmente chiamata pixel art. Allora, senza addentrarmi oltre in discorsi troppo teorici, dei quali spesso ho avuto altre occasioni per parlare, in realtà adesso vi voglio mostrare che cosa questo quaderno consente di fare e approfitto di alcuni esemplari del quaderno che sono stati nelle mani di persone particolarmente abili a scrivere e a disegnare, che come vedete hanno preso degli appunti che io non sarei mai stato in grado di prendere in questa maniera. Per cui questi li utilizziamo a titolo di esempio, ma adesso mi concentro subito su questa parte qua su, dove vedete comparire un personaggio qua. Perché lo vedete comparire lì in un angolino? Perché come vi dicevo, in questo angolino, scusatemi che mi attrezzo un attimo per farvelo vedere più da vicino. Allora, in questo angolino, quello che possiamo vedere succedere è proprio questa piccola animazione, che adesso, scusate, sto un po' scomodo e faccio fatica a farvi vedere, ma come potete vedere, qui ci sono tante immagini che in rapida successione fanno vedere uno skater che con il suo skateboard fa delle evoluzioni. Vedete, sono state disegnate tutte su questo bordo di quaderno. Adesso quello che faccio è prendere in mano invece il mio cellulare e farvi vedere che le funzionalità base di questa applicazione sono fondamentalmente tre. La prima è quella di fare proprio il cinema di carte, che tecnicamente si chiama stop motion. Stop motion cosa vuol dire? Che sono immagini statiche ma presentate in rapida successione, esattamente come peraltro il cinema stesso fa. Seconda delle funzionalità è la pixel art, e vedremo di che cosa si tratta, e la terza invece è proprio quella di archiviare digitalizzati gli appunti che uno prende sul quaderno ed eventualmente condividerli. Dopo aver attraversato, diciamo, questa breve presentazione, arriviamo a vedere come è fatta l'applicazione, che presenta tre, vedete nel menu in fondo, le tre funzionalità facilmente selezionabili. Ecco qua, io sto cliccando sull'uno o sull'altra, vi posso anche far vedere qui ciò che sto facendo sull'applicazione, che poi vedete riprodotto in grande sullo schermo, e vedete qui che ad ognuna di queste tre funzioni corrisponde una libreria di prodotti già digitalizzati che io ho precedentemente acquisito. Ma quello che voglio farvi vedere adesso è come si crea una di queste animazioni. Cliccando su questo pulsante rosso in bella evidenza che ci consente di fare qualcosa di nuovo, quindi creare una nuova animazione.
Allora, per creare una nuova animazione, io parto dalla prima delle immagini e per come sono state disegnate queste, la prima delle immagini è questa qua, eccola qui, e clicco sul tasto più per acquisirla. Guardate, cliccando sul tasto più, vedete cosa succede? Appena viene inquadrato, scusate, forse non ve l'ho mostrato sufficientemente bene, ma appena viene inquadrato, viene subito ritagliato correttamente, ve lo faccio vedere ingrandito, viene ritagliato correttamente proprio il riquadro in cui comincia a comparire questo skater. Vedete che lo skater appare tagliato perché? Perché la parte del riquadro che viene utilizzata automaticamente per l'animazione in realtà parte da questa linea qua e quindi taglia effettivamente a metà questo personaggio ed è un effetto voluto dal disegnatore che lo ha fatto. Adesso vado avanti sfogliando e cliccando sul tasto più. Foglio e clicco sul tasto più e vedete che cosa succede? Che come in un film, in una pellicola cinematografica, si stanno accumulando fotogrammi dopo fotogrammi che vengono acquisiti automaticamente senza nessuno sforzo, diciamo, da parte di chi deve inquadrare, ritagliare o fare cose di questo tipo. Quindi io continuo a sfogliare il quaderno e ad acquisire nuovi fotogrammi. Eccoci. Ancora. Ecco che lo skater scorre via. Adesso, avendo acquisito tutti i fotogrammi, io potrei andarli a rivedere ad uno, vedete? Posso cancellarne uno se per caso lo avessi acquisito per sbaglio, ma posso anche invece creare la mia animazione. Chiamo questo Skater 2. Decido qual è il frame rate, che cos'è, quanti di questi fotogrammi devono essere mostrati ogni secondo, diciamo ad esempio che ne mostra 8 al secondo, quindi sarà un'animazione piuttosto veloce, e gli dico di creare per me l'animazione. Ed ecco l'effetto, vedete? Quindi questo è stato prodotto su carta, ma è diventato un video. Video che io a questo punto posso condividere dove voglio. Posso mandare, ad esempio, a Lisa o Andrea, condividendoglielo su WhatsApp, via email, posso condividerlo su Facebook, posso fare quello che voglio. Ad esempio, vediamo se, perché adesso questo non era previsto che lo facessi, ma perché no, provo a condividerlo su Facebook, anzi, evitiamolo, voilà, facciamo in un altro momento queste cose. Allora, quello che vedete qua è che questo nuovo filmato è stato aggiunto alla mia libreria. Ne prendo uno precedente che avevo fatto io per prova e vedete che posso anche modificarlo. Cosa vuol dire modificarlo? Vuol dire che posso, ad esempio, andare a correggere un fotogramma, posso eliminare un fotogramma o posso cambiare il frame rate. Ad esempio, in questo modo io posso rigenerare il video che andrà molto più lentamente perché ho deciso di usare un frame rate più lento, solo 2 fotogrammi per secondo. Ok? Quindi se adesso torno alla home, posso visualizzarlo in un'altra modalità che è quella a lista, che mi fa vedere che questo è composto da un certo numero di fotogrammi che comportano, andando a 8 frame al secondo, come vedete nell'esempio in alto, quello che abbiamo creato insieme, una durata di 1,38 secondi. Se invece andassimo a 2 frame per secondo, ovviamente la durata sarebbe molto maggiore. E questa è la prima delle funzionalità di cui vi parlavo. Ma ce n'è un'altra, ovviamente potrei farvi vedere la scansione di altro materiale, ma adesso voglio passare subito alla seconda modalità, che invece è una modalità di acquisizione di una sola immagine, che viene quindi utilizzata come tale e non proposta come potrebbe essere animata nel caso in cui ce ne fossero altre simili da mandare in rapida successione. Allora, la cosa che voglio farvi vedere è che adesso, per fare la prossima prova,
Io non mi sono preparata una penna tra tante cose a cui ho pensato, però se mi date un secondo me la procuro. Non vorrei uscire di scena, per cui facciamo, faccio un pennarello, utilizzo un pennarello. Allora, io posso usare un pennarello e prendere una qualunque delle pagine di uno qualunque dei quaderni. Prendiamo ad esempio la prima pagina di questo. E su questa prima pagina posso andare a disegnare qualcosa. Allora, voi vedete la quadrettatura e il qualcosa che disegno è un cuore, ad esempio, che io posso disegnare direttamente provando a colorare al meglio i quadretti. Allora, vedete che io mi sto sforzando in qualche modo di seguire la quadrettatura. Lo sto facendo in un modo che chiaramente non è preciso, poi avvicino per farvi vedere meglio che cosa, qual è l'effetto che sto ottenendo. Ma in ogni caso, ciò che conta è che per me, e spero anche per voi, è abbastanza evidente quali sono i quadretti che io intendevo riempire e quali invece quelli che intendevo lasciare vuoti. Ed è tutto ciò che mi serve per fare questo semplice esercizio, perché a questo punto il nostro occhio e la nostra capacità di interpretazione ritengono totalmente pieni o totalmente vuoti i quadretti, benché la mia colorazione fosse piuttosto imprecisa. Ed eccola qua. Allora, se adesso io riprendo la mia applicazione con questa nuova modalità e clicco di nuovo sul pulsante rosso di generazione di un nuovo contenuto e decido di acquisirlo, ecco che anche in questo caso questo viene acquisito. Ma nel frattempo sono successe due cose in più. La prima è che vedete che in basso a sinistra c'è uno switch che mi consente di passare da questa modalità ad un'altra. L'altra modalità sulla quale io posso cliccare per cambiarla, vedete, è questa che interpreta i miei quadretti come totalmente pieni o totalmente vuoti e mi produce questa immagine che a questo punto è totalmente digitale, cioè la componente analogica pur digitalizzata, che quindi riportava l'irregolarità della campitura, è stata completamente eliminata. In realtà poi basta per recuperarla, basta cambiare di nuovo lo switch, passare all'altra modalità, per cui non è realmente eliminata, ma non è visualizzata in questo momento. E essendo digitalizzata, io posso permettermi, ad esempio, di cambiare colore di questa immagine. E posso decidere di condividerla in questa forma o nella precedente. Ma la cosa ancora più, diciamo, suggestiva che è successa è che a questa immagine è stato associato un codice, che è quello che leggete lassù. Quindi 609689814122140. Che cos'è questo codice? Ecco, che cos'è questo codice? Viene spiegato nel quaderno, nell'ultima pagina, nella terza di copertina, perché attraverso questa, che è una codifica esadecimale, che fa corrispondere ai numeri da 0 a 9 e poi alle lettere dalla A alla F, diverse modalità di riempimento di sequenze di quattro quadretti, è possibile, con le regole spiegate qua, trasformare una qualunque immagine che sia fatta dalla giusta posizione di tante sequenze di quattro quadretti, questa in particolare è una griglia 8x8, quindi abbiamo quattro quadretti, altri quattro quadretti sulla prima riga, poi 4 e 4 sulla seconda e così via. Dicevo, è possibile per dare una codifica di questa immagine utilizzare questo codice, che trasforma quindi l'immagine in una sequenza di 16 di questi simboli, che sono primi i 10 numeri che noi utilizziamo abitualmente e le prime 6 lettere dell'alfabeto. Ok? Allora, a che cosa serve questo? Ma serve a far apprezzare con un gioco molto semplice, ancora una volta, cosa significhi davvero digitale. Perché digitale vuol dire che noi riusciamo a dettare l'immagine come riusciamo a dettare un testo e come riusciamo a dettare qualunque altra cosa
patto di condividere tra noi che la dettiamo e chi la deve recepire una regola di codifica. Proprio di questo si tratta, se ci pensate, il linguaggio stesso ha esattamente questa convenzione, la condivisione di una convenzione alla base. Ma in questo caso il fatto di riuscire a fare un dettato, che sia un dettato grafico anziché un dettato testuale, diventa qualcosa che rende maggiormente evidente la potenza, in qualche modo, del digitale, che consente proprio, anche su carta e senza utilizzare l'app, di replicare un disegno su un altro quaderno senza averlo visto, non copiandolo. Quindi un esercizio che, anche lasciando perdere l'app, quindi abbandonandola, appoggiandola per un attimo, non avendola affatto, i bambini che hanno questo quaderno sono invitati a fare, è a disegnare qui nella griglia 8x8 che viene mostrata qua in alto, l'immagine che vogliono a quadretti. A quel punto, con le regole di codifica che sono spiegate qua giù e che peraltro possono essere utilizzate per introdurre i concetti di codifica esadecimale, di codice binario, di bit, di pixel, quindi tanti concetti che hanno a che fare con l'informatica, oltre che con il digitale, evidentemente, dicevo, con queste regole è possibile per il bambino annotare qua accanto il codice corrispondente ad ogni riga. Ogni riga è composta quindi da due caratteri. E utilizzare quello stesso codice per provare a dettare ad un suo compagno il disegno senza farglielo vedere, per poi confrontarli. E questo è un gioco che io personalmente trovo estremamente avvincente, che mi è capitato di fare in tanti contesti, sia online sia in presenza con tantissime persone, ed è sempre entusiasmante vedere che quello che uno aveva in mente e che aveva prodotto sul proprio quaderno, magicamente viene riprodotto sui quaderni di tante altre persone senza averglielo fatto vedere. Ecco, la forza del digitale viene molto chiaramente espressa da piccoli esperimenti come questo, che questo quaderno non soltanto supporta, ma invita assolutamente a fare. Però, oltre ad invitare a farli, poi con il supporto dell'app li rende ulteriormente, diciamo così, accessibili e veloci. A questo punto, anche questo può essere condiviso, e la condivisione di un'immagine di questo genere, alla quale adesso do un nome, cuore 2, vedete, può essere condivisa o, tornando alla home, io la posso vedere insieme a tante altre immagini che avevo precedentemente acquisito, ad esempio questa, che vedete, produce lo stesso effetto di essere interpretata, pur essendo stata molto malamente colorata, come voi potete vedere, ma oltre alla colorazione o a questa che di cui riconoscete il codice, notate che il codice che vedete qua, vedete questa immagine, coincide con quella che vedete qui nel quaderno e anche il codice coincide. Allora, anche questa è una cosa che, diciamo, sottolinea ciò che già avevo detto, che noi queste due immagini le riteniamo uguali, pur essendo chiaramente estremamente diverse. Ma le riteniamo uguali perché diamo interpretazione di pieno e vuoto come 0 e 1 e quindi come bit di queste immagini. L'altra cosa che è bene ricordare è che le immagini che noi vediamo abitualmente, quando ormai siamo abituati a vederle attraverso degli schermi, sono sempre immagini fatte a quadretti, ma i quadretti sono piccolissimi, sono quelli che si chiamano pixel e sono gli elementi costituenti di qualunque immagine digitale che noi vediamo attraverso uno schermo. Pixel non è nient'altro che la contrazione di picture element, quindi elemento dell'immagine. Ecco, i quadrettoni che noi utilizziamo per fare la cosiddetta pixel art non sono nient'altro che pixel molto grandi. Bene. Ci sono altre funzionalità che verranno attivate poi, ma oggi non ho, diciamo, motivo di parlarvene, ma sono in qualche modo sottointese o anticipate da dei piccolissimi simboli che vedete qua in alto e che possono essere spuntati per essere poi automaticamente interpretati dall'applicazione, perché sono gli stessi simboli che vedete qua e che dicono già su carta all'applicazione come usare quell'immagine che verrà così semplicemente acquisita.
L'ultima delle funzioni che vi volevo mostrare riguarda invece la scansione di intere pagine di appunti. Prendiamo anche qui una pagina dove dei grafici hanno preso dei begli appunti e proviamo a scansionarla. Allora, per farlo io devo cliccare anche qui semplicemente sul pulsante, dicevo, sul pulsante rosso e automaticamente l'immagine viene acquisita e debitamente ritagliata. Qualora ci siano più di una pagina di appunti, ci sia più di una pagina di appunti, vedete con che semplicità le pagine vengono acquisite grazie a questo bordo che consente sia a chi scrive di stare dentro il bordo che verrà automaticamente acquisito, sia all'applicazione di acquisirlo automaticamente. Quindi i ritagli vengono molto precisi, come possiamo vedere da queste immagini zoomate. Possiamo dare un nome a questa collezione, ad esempio i miei appunti, e possiamo mettere delle annotazioni, ad esempio la data in cui li abbiamo presi o qual è la materia o cose di questo genere. E a questo punto anche questi possono essere facilmente condivisi in formato PDF in questo caso. Quindi vedete, ogni tipologia ha il suo formato. Queste hanno tipicamente un formato PDF e possono essere anche a pagine multiple, come in questo caso, ed ecco qua che troviamo i miei appunti. Anche questi li possiamo vedere in quest'altro formato che ci dice da quante pagine ognuno è composto. Quindi queste sono le funzionalità base, ma ve ne voglio mostrare un'ultima che è un uso, se vogliamo, curioso di questa stessa modalità, la seconda che vi ho mostrato, quella che ho chiamato pixelare. Allora, qual è questo uso stravagante? È quello di prendere un'immagine che non è fatta a quadretti, non è fatta a pixel, diciamo così, come ad esempio questo bellissimo occhio disegnato dai grafici che hanno preparato questi quaderni, e se io lo vado ad espandere, posso anche qui vedere come una banale interpretazione di chiari e di scuri interpreterebbe i quadretti come completamente pieni o come completamente vuoti. E chiudendo un pochino gli occhi, quindi cercando di vedere questa immagine a grandi pixel come se fosse composta da pixel molto piccoli, quindi cercando di allontanarla, di rimpicciolirla o di sfocarla, provo a capire se effettivamente renda l'idea dell'immagine che avevo in mente. E se qui io adesso facessi invece un gioco ulteriore, che è questo, cioè quello di provare a disegnare, ad esempio, proprio un cuore, come avevo fatto prima. Così potrei divertirmi a cercare di farlo interpretare a pixel direttamente dall'applicazione. Questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso e non avevo mai provato, quindi ci proviamo insieme e vediamo cosa succede. Ed eccolo qua. Vedete? Quindi vedete che anche disegnando una cosa che a pixel non era, noi riusciamo a trasformarla in pixel art, non solo, ma riusciamo a chiaramente trasformarla in digitale, come dimostra questa sequenza di numeri che vediamo lì. E siamo arrivati al nocciolo della questione, cioè il rapporto tra analogico e digitale. Cosa significa quindi digitale? Allora, digitale significa rappresentabile come sequenza di simboli presi da un alfabeto finito. Allora, questa che sembra una definizione tecnica poco intuitiva, ma basta pensarci un attimo per capire che a questa definizione, diciamo, sono riconducibili il linguaggio, la scrittura, i sistemi di numerazione, ma anche, ecco, le immagini nel momento in cui possono essere trasformate in una sequenza di simboli presi da quell'alfabeto esadecimale che trovate nella terza di copertina. E a questo punto tutto ciò che è digitale si presta ad essere dettato, perché il dettato non è nient'altro che la, diciamo, pronuncia di quei simboli in sequenza
che opportunamente decodificati ci consentono di ricreare l'originale da cui la codifica derivava. Bene? Quindi con questo spero che anche il significato più profondo di questa operazione che abbiamo fatto insieme a Campus Torre Pigna sia chiaro. Io prima di salutarvi e di ringraziarvi, poi sarò a disposizione per rispondere alle vostre domande dopo il webinar. Dicevo, ci tengo a ringraziare chi ha sviluppato l'applicazione perché sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Allora, qua, guardate, questo lo chiamo cuore analogico, perché non era un'intenzione digitale quella da cui sono partito. Cioè, un po' questa l'idea. Se io faccio un disegno a quadretti, ho un'intenzione digitale, poi uso la carta e quindi uso un supporto analogico e la mia grafia o il mio tratto che sono profondamente analogici, ma parto da un'idea digitale. Qui sono partito da un'idea analogica, oltre ad averla realizzata in modo analogico, e poi l'ho digitalizzata sfruttando questa applicazione. Quindi ecco qua il mio cuore analogico che va a finire nella galleria. E vi faccio vedere, visto che l'avevo precedentemente acquisito, un'altra bella animazione, sempre acquisita con le stesse modalità. E dicevo, ci tengo a sottolineare che l'applicazione è stata sviluppata da Digit SRL, uno spin-off universitario che abbiamo fondato lo scorso anno, e in particolare gli sviluppatori, lo sviluppatore principale è Gianmarco Di Francesco. L'applicazione è sviluppata in Flutter. E l'interfaccia utente, che secondo me è estremamente efficace, invece è merito di Riccardo Maldini, e sia Gianmarco che Riccardo sono ex studenti di informatica applicata, quindi oltre che soddisfatto per il risultato, sono anche particolarmente fiero che si siano formati qui a Urbino. Bene, grazie davvero, passo la parola a Lisa e anche Lisa stessa, se hai qualcosa da sottolineare che io ho dimenticato di dire, dimmelo pure e aggiungo quel che serve. Grazie a tutti. Ciao Alessandro, sono Stefano. Ho sostituito Davvero. Lisa che si è dovuta assentare per un altro incontro online, perché sai che questo periodo è pieno di Tutto questo bene, tipo sì. di. Esatto. E, beh, innanzitutto ti ringrazio per la presentazione, anche perché fatta in questa modalità è stata davvero estremamente efficace. Quindi questa tripla visione di webcam, quaderni e app è stata davvero ideale per mostrare tutte, insomma, le potenzialità di questo strumento analogico e digitale. E, alle domande mi pare tu abbia risposto praticamente a tutte già nel corso della presentazione. Comunque ricordiamo ai partecipanti che qualora ne avessero delle altre, avessero dubbi o approfondimenti da richiedere, possono farlo scrivendoci a info@campusstore.it o attraverso le nostre pagine social su Facebook, Twitter e Instagram. Bene Alessandro, non mi resta che ringraziarti, salutare tutti i nostri numerosissimi partecipanti e darci appuntamento ai prossimi incontri. Grazie mille, alla prossima.